Non solo nominarla, un po' quando abbiamo cominciato a parlare ci sembrava un gioco, poi è diventata realtà grazie al vicepresidente di ANSA, che è Matteo Renisio, un editore ligure con cui abbiamo tanto lavoro insieme, e grazie all'intraprendenza e, se volete, anche un po' la faccia tosta di Matteo, che ha partecipato a molti eventi dove di fatto c'era la presenza importante di Google e di Google stessi. Arriverà, diciamo, Gingras, che è il numero uno di GNI e uno dei vicepresidenti di Google. Tenete presente che Gingras viene solo ed esclusivamente per noi. È una cosa che ci riempie anche di tanta, tanta responsabilità. È un signore che sta molto bene, per fortuna, ma che ha anche la sua età, e prende un aereo da San Francisco, arriva a Malpensa, viene a Varese, dormirà probabilmente a Milano, ma il giorno dopo riprende un aereo e torna a San Francisco. Ecco, questo per darvi l'idea intanto della così come a volte i sogni, no? Comunque l'intraprendenza arrivino anche a un risultato impensabile. So che Riccardo sarebbe dovuto un po' vedere anche con i suoi colleghi, perché quando hanno saputo che era vero che veniva a Varese, hanno detto a Varese, ad local, ma questo è tutti mal. Io credo che questo sia però un segnale, ma non perché arriva una divinità o arriva il grande guru, ma perché è un segno concreto di attenzione e che ha un grande valore, per tutti quelli che da tanti anni stanno facendo un lavoro, ha un grande valore anche per il confronto che aprirà questa cosa, perché non sarà soltanto, come dire, l'occasione, come fosse un concerto, insomma, no? È anche un'occasione dialettica. Gingras.